Ora ha facoltà, se ritiene, di intervenire il rappresentante del governo. Sottosegretario Avero, intende intervenire ora? Grazie. Serviamo di intervenire alla fine del dibattito. È scritto a parlare il deputato Caparini. Prego, ne ha facoltà. Grazie Onorevole Presidente. Caparini, magari la giacca gli dà una aggiustatina. No, 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 chiuda la giacca, via. Non mi faccia richiamare al... Lei sa che qui non potete esporre cartelli né altro tipo di simbolo di tipo politico, per cui... basta che lei tiene la giacca... Ah, va bene. La uso di solito. Prego. La giacca è assolutamente come la uso di solito, non ci sono simboli politici, quindi mi scusi, ma il suo intervento è perlomeno inopportuno, Va perlomeno, bene, però sarà. restiamo in un rapporto, diciamo, civile e non mi faccia perdere la pazienza subito, grazie. Ah, andiamo bene, Da azienda. prego. Presidente, lei faccia la presidente, non Sì, si sì. faccia i cazzi miei, mi scusi, Oh, glielo dico proprio a papale papale. onorevole Sì. Caparini, allora, visto che lei la mette su questo piano, anch'io la metto su questo piano. La mia era un richiamo assolutamente doveroso, che lei sa essere doveroso. La sua risposta è stata una risposta scherzosa e io, in quanto tale, ho preso la sua risposta. Se lei la mette su questo piano, la richiamo ad usare un linguaggio consono, la richiamo per la prima volta. Adesso prego, lei ha la parola per il suo intervento. Grazie, mi fa molto piacere che Prego. lei mi richiami, dato che tra le presidenti lei è quella che obiettivamente ha una gestione perlomeno discutibile.